Perché? Perché fai quello che fai? Perché ti svegli ogni mattina? Qual è quella cosa che faresti nonostante tutto? Nonostante gli altri ti scoraggino, nonostante sia difficile, nonostante comporti complicazioni o addirittura sacrifici? Qual è quella cosa che faresti nonostante tutto? E soprattutto, perché la fai? Bene, queste sono solo alcune delle domande che mi sono dovuta porre in questi ultimi mesi, perché me ne sono ritrovate un po' davanti, come una porta sbattuta in faccia, e non ho potuto fare a meno di evitarle. E devo dire che non è stato facile trovare una risposta, che non l'ho ancora trovata, e se sono qui a parlarvene oggi è proprio perché voglio iniziare un percorso, ho iniziato un percorso di ricerca che voglio condividere con voi, perché so che quello che ho affrontato io, quello che sto affrontando io, non è una novità per tante altre persone e secondo me vale la pena condividerla. Penso che possa esserci d'aiuto. Insomma, davanti a queste domande mi sono dovuta ritrovare a capire, a chiedermi anzi cosa ci fosse dietro il mio agire, dietro il mio fare cose, dietro i miei progetti, dietro i miei obiettivi, perché non è che io non abbia obiettivi, io ho sempre avuto obiettivi e sempre li avrò. Ho obiettivi giornalieri, settimanali, mensili, annuali, so quello che sto facendo, so di essere sulla strada giusta, ma ho perso il mio perché. Ho perso un po' il grande disegno, ho perso un po', non voglio dire i miei valori, perché conosco i miei valori e sono ben saldi nella mia mente, ma è come se improvvisamente io avessi disallineato quelli che sono i miei valori, quelli che sono il mio grande scopo da quello che effettivamente sto facendo. Una delle difficoltà più grandi che mi sono trovata ad affrontare in quest'ultimo anno, in questi ultimi 2 anni direi, è l'equilibrio tra la vita e il lavoro. Perché, per carità, vivere viaggiando è bellissimo. Negli ultimi 2 anni ho viaggiato tantissimo, anzi negli ultimi 3 anni ho fatto ormai del viaggio il mio stile di vita. Viaggio tanto, mi sposto da un posto all'altro, porto il lavoro con me. Cosa c'è di più bello? Sì, ma è facile vedere questo stile di vita tramite gli schermi e pensare che vada sempre tutto bene. È facile invidiare, provare gelosia, no? Per chi può vivere viaggiando. Ma cosa penseresti se ti dicessi che a un certo punto mi sono resa conto che ho iniziato a vivere e a viaggiare per lavorare e ho smesso invece di lavorare per viaggiare? Non so se si capisce il concetto. A un certo punto, insomma, mi sono resa conto che alcuni dei miei viaggi li ho fatti non perché li sentivo veramente, ma perché magari in quel momento pensavo fosse la cosa giusta, o perché magari c'era qualcosa che mi aspettava dall'altra parte, o perché magari lavorativamente parlando poteva essere una grande occasione, ma non mi sono mai fermata veramente a chiedermi se quella fosse la scelta giusta, se fosse il viaggio giusto, la destinazione giusta e perché io stessi andando proprio lì in quel momento. Ed è una brutta consapevolezza quando te ne rendi conto, perché ti senti un po' un attimo persa e dici che diamine ho fatto fino ad ora. Non è facile da raccontare questa cosa. E addirittura stava per succedere con le destinazioni future, ma questa è un'altra storia. Sta di fatto che in questi ultimi anni in cui mi sono svincolata un po' dal dover stare sempre nello stesso posto, dal dover dipendere da qualcuno, da qualcosa, da un posto fisico, ho avuto troppe possibilità davanti a me. Ho avuto tante porte aperte davanti ai miei occhi, non perché qualcuno le abbia aperte per me, ma perché io ho imparato a vedere attorno a me tante porte aperte, tante destinazioni in cui ho sentito finalmente di poter andare senza farmi troppi problemi, troppe preoccupazioni, senza farmi condizionare da quello che dicevano gli altri. Sì, però a un certo punto queste porte aperte erano troppe e ho iniziato ad entrare in una porta, poi entrare in un'altra porta, poi sbatterne una, aprirne un'altra, senza sapere perché lo stessi facendo. E quando mi sono ritrovata davanti a queste domande, al perché io stia facendo quello che sto facendo, la cosa più brutta non è stata non trovare risposte. La cosa più brutta non è stata dire non lo so. E la cosa più brutta non è stata neanche rispondere in maniera banale o superficiale, perché è plausibile. La cosa più brutta è stata quando le risposte le ho trovate, ma non avevo il coraggio di pronunciarle, perché erano completamente disallineate con quella che era la mia vita attuale. Ti faccio un esempio stupido. Come se io un giorno ti dicessi qual è il tuo perché? E tu mi dicessi: il motivo per cui io mi alzo ogni mattina è mangiare quella fetta di torta preparata da mia mamma, che è la mia preferita, che mi dà proprio la ragione di vivere. Però nella realtà dei fatti, tu ogni mattina ti svegli, apri il frigo, ci sono 1000 cose lì davanti a te, tra cui anche quella torta, e ogni volta scegli qualcos'altro che non sia quella torta. Quasi ti dimentichi che esiste, quasi te ne dimentichi il sapore, eppure mi hai detto che era proprio quello il motivo per cui ti svegli ogni mattina. E cosa è successo? Ti sei fatto distrarre. Ti sei fatto distrarre da tutte le altre cose che c'erano attorno. E questo è quello che è successo a me. Mi sono fatta distrarre e mi sono dimenticata di quella torta. Perché vuoi o non vuoi, e dimmi se sbaglio, mi sono resa conto che ci sono delle fasi nella vita in cui è molto, molto facile mettere il pilota automatico.
iniziare ad andare avanti, fare cose, comportarsi in un certo modo, fare certe azioni, prendere parte a delle cose, determinate cose, dimenticandosi il perché lo si sta facendo. E questa è un po' una critica che faccio alla società moderna, che ci insegna a correre, andare veloci come i treni, a prendere tutte le opportunità possibili, a porci obiettivi che spesso sono numerici e che vanno oltre le nostre passioni, vanno oltre quello che ci fa veramente stare bene, e quindi ci portano via un po' quella che è la nostra anima, quella che è la nostra sensibilità, quella che è la nostra emotività, lasciandoci solo ciò che è utile, è efficiente, ciò che è in linea con la società, con le aspettative altrui, e quindi perdiamo chi siamo, perdiamo la nostra essenza, chiamiamola così, la nostra anima e tutto il resto. Ebbene sì, è brutto da ammettere, però secondo me è un po' quello che mi è successo. Comunque, la cosa bella è riuscire a rendersene conto, e io sono molto grata di essermi trovata in faccia, proprio sbattute, così, queste domande e questi dubbi esistenziali, perché infine, cioè, alla fine sono un po' dei dubbi esistenziali, perché la consapevolezza è il primo passo per il cambiamento. Questa cosa l'ho sempre detta. E sai qual è stata la prima cosa che ho fatto quando mi sono resa conto che, tra virgolette, stavo sbagliando tutto, che mi ero un po' persa, che dovevo recuperarmi? Ho pensato subito a quelli che erano i miei piani futuri. Ero ancora all'evento dove ho incontrato un po' queste persone che mi hanno posto queste fatidiche domande, no? E lì la prima cosa che mi è saltata in mente è che io tra 2 mesi dovevo partire per l'Argentina. L'avevo detto a tutti, l'avevo detto alla mia famiglia, l'avevo detto ai miei amici, non l'avevo ancora reso pubblico, però l'idea era proprio di partire per l'Argentina ed ero gasata, Eppure, nonostante fossero più di 2 mesi che io dicevo questa cosa, non avevo mai comprato il biglietto. La verità è che non c'era nessun motivo per cui andassi in Argentina. Andavo in Argentina per vedere dei vecchi amici, andavo in Argentina per il Lollapalooza, quel famoso evento musicale di cui parlano tutti e che veramente vorrei vedere una volta nella vita. Sì, ok, ma è abbastanza. È abbastanza un evento musicale o vedere un paio di amici per attraversare mezzo mondo e passare lì 2 mesi? No, non è abbastanza. Non era abbastanza. Se fosse stato abbastanza, io quel biglietto l'avrei già preso. E quando mi sono trovata davanti a questa consapevolezza, che io stavo per fare un qualcosa di così grande, perché è un qualcosa di grande, senza un motivo, mi sono tremate le gambe e ho iniziato a piangere. Ho iniziato a piangere perché ho provato un po' di compassione, un po' di pena, un po' di tristezza nei miei confronti. Nei confronti di una ragazza piena di sogni, di ambizioni, di voglia di fare, di coraggio, di intraprendere grandi avventure, ma che per un attimo aveva perso la sua strada. Un attimo forse un po' troppo lungo. Adesso però io la mia strada la sto recuperando, un passo alla volta, lentamente. Perché questi cambiamenti non si fanno da un giorno all'altro, non si fanno di colpo, non si fanno così, con uno schiocco di dita. Si fanno con calma. E se ti sto raccontando questa storia, come ti ho detto all'inizio, è perché penso che nella nostra società e nella nostra generazione, soprattutto alla nostra età, sia molto facile perdere il proprio perché. E sai perché? Perché nessuno ci insegna a trovarlo, a ricercarlo, a costruirlo. Nessuno ci insegna a comprenderlo, a capirlo, ad amarlo. Nessuno ci insegna come perseguirlo. Perché quando si parla di sogni, ambizioni, per carità, cioè, qui si parla di numeri, ragazzi, obiettivi concreti, cose numerabili e misurabili. Che rabbia. Comunque, ti voglio raccontare questa storia perché spero di poterti aiutare, di poterti far capire quanto sia importante a volte fermarsi un attimo e dirsi: aspetta, ma dove sto andando? Cosa sto facendo? E perché lo sto facendo? Questa domanda che si ripete 1000 volte. E quando ti sei dato una risposta, è lì che devi iniziare a lavorare. E se non ci riesci a dartela, non avere paura, però datti del tempo e promettimi che ci proverai a cercarla, che ti darai il tempo necessario per farlo, che ti prenderai gli spazi necessari, che chiederai il supporto necessario, perché io ho chiesto supporto e lo consiglio sempre. E ho deciso di dedicarmi questo viaggio, perché ora sono in Tasmania, ho deciso di dedicare questo viaggio a me stessa, di dedicarmi del tempo, dello spazio, di dedicarmi lunghe e infinite camminate, trekking interminabili di una fatica bestiale, perché so che per me è il modo migliore per ricordarmi chi sono e per connettermi con quella parte più profonda di me. E devo dire che sta funzionando. E tutte quelle risposte che mi ero data e che erano assolutamente disallineate con la mia vita presente, piano piano, come dei piccoli pezzi di puzzle, sembra che si stiano rimettendo al posto giusto e che si stiano completando questo grande disegno che un po' aveva perso le forme, aveva perso i colori, no?
E sono sicura che in qualche mese, mi voglio dare dei mesi, riuscirò di nuovo a vederlo, quel disegno. Te lo racconterò, un po' alla volta, senza fretta, Non è che sto dicendo che domani troverò le risposte. Però siamo sulla strada giusta. Che bella la vita. Complicata da morire, però è bella. Lo so che cosa stai pensando, tutto molto bello, ma da dove si inizia? Ti dico da dove sto iniziando io. Al di là del darmi tempo e spazio, io ho fatto un passo indietro. Un passo indietro perché sono voluta ritornare a quei viaggi, perché avrai capito che è stato lì che ho trovato il problema, perché è questa la mia vita. Io sono voluta tornare indietro a quei viaggi che facevo senza secondi fini. Quei viaggi che nascevano dal cuore, quei viaggi che nascevano spontanei, ma che erano sempre comunque mossi da qualcosa di più grande. E posso dirti che sono dovuta tornare indietro di diversi anni, ben 4 anni, a quel viaggio che ha risvegliato in me tante emozioni, tanti ricordi e una versione di Giulia che ho dimenticato perché distratta in questi anni, ok? Quindi, se ti stai chiedendo da dove iniziare, inizia dalle prime cose che ti stanno venendo in mente adesso che stai ascoltando questo video, perché è lì probabilmente che devi ricercare il tuo perché, anche se sono cose difficili, che ti spaventano, che ti sembrano impossibili. Se ti sono venute in mente, c'è un motivo e non puoi continuare ad ignorarle. È quello che sto dicendo a me stessa, non pensare che lo dica a te, perché per me è tutto facile, tutto rose e fiori. Non è così. Quello che ho detto a me stessa quando mi è tornato in mente quel viaggio, è inutile rimandare, è inutile girarci intorno. Tu sai quello che vuoi, tu sai chi sei, tu sai chi vuoi essere, e quindi basta cercare altrove, basta cercare me stessa in cose che non mi appartengono, basta cercare me stessa in cose che non sento mie, che non sono allineate con quello che voglio veramente per la mia vita. Spero che riuscirai a fare lo stesso. Non avere paura, fidati che ce la faremo, ce la facciamo sempre.